Ciao ragazzi, sono Avogadore 90 e oggi vi parlerò del Tonklus Deus. Mamma mia, ci ho voluto 40.000 anni, insomma, non sono manco passati 30 anni, ma questo qua in teoria fammi una cosa che ne il Tonklus Deus era una pesce assurda. Per farti un'idea di cosa era il Tonklus Deus, il Tonklus Deus è il tipo del pesce, di alcuni pesci che ho usato in un Cicatinus, era dotato di una mandibola. Cioè, mostruosa. Mostruosissima. Ma proprio una di quelle di quelle. Intanto il Tonklus Deus aveva un corpo come di pesce, tre pinne molto rosse. Se non aveva dei pesci più piccoli e invece aveva i denti, avevano, diciamo, una specie di tipo di dei denti, diciamo. Sì, i denti di ossa, un po' perché erano molto più forti di denti che sono fatti di carrotina. Non c'è la specie. Adesso il Tonklus Deus era completamente fatto di roccia. E non lo potevo cambiare. Se lo cambiamo. Se rialzavamo che era roba che quanto cavolo era forte questo studio. Comunque, io devo dire una cosa che non ha risparmiato nelle ruote nello Cicatinus. Lo Cicatinus avrebbe predatori, tiro squali e mosasauri. Bene, Musicactinus è stato un animo stile di Musicactinus di Sheik con una pinna di mosasauro. Mi dite voi che cosa, cavolo? Il più grosso Tonklus Deus era il più grosso Tonklus Deus era il Tonklus Deus Terrelli. Quest'ultimo non aveva niente di speciale ad avere molte coreatività. Visto che poteva raggiungere 10 metri di lunghezza, bene, diciamo che era alto. Beh, sì, era un coso decisamente. E invece avere alcune pietre come le Est Monument Deus, il Tonklus Deus era cosa di. Bestiale. Proprio perché la sua grande mandibola gli permetteva di inghiottire anche pesci di grosse dimensioni. Non più grossi di lui, ma i combattimenti tra altri Tonklus Deus era sempre un gioco da ragazzi. E vissuto nel Devoniano, dove c'erano molti pesci, come per esempio il Tyrannictis, gli Ascidi, il Zictis, cioè no, gli Zictis sono anche più grandi. Quest'ultimo, il Tonklus Deus, aveva episodio del Devoniano, non ho detto proprio, però. Però già si crede che quest'ultimo sia uno dei più bestiali, ma proprio uno. Ma che distrugge proprio. E vissero tre specie di Tonklus. Adesso il Tonklus Deus Terrelli, che è praticamente il più grosso di tutti. E diciamo che non ha tante pinte che più molte strane. Tanto un tanto. Però alcuni beh, il Tonklus Deus. Beh, non era nemmeno più grosso dello Cicatinus che era quello, perché quello là era un 6 metri dello Cicatinus. Diciamo che era un po' più grosso rispetto a tanto, tanto, tanto. Infatti, là non potevo neanche avere il confronto con un altro pesce. Certi pesci erano cose assurde e non potevano, e vi dico, questi ultimi non potevano resistere a quest'ultimo.
Siccome, beh, chi ha un pesce marino, se si sarebbe ancora vissuto, ci avrebbe fatto. Ma fatto fuori. Ma proprio. Proprio fatto fuori. Si intende con fatto fuori. Si intende una pratica di integrazione con molti altri pesci marini, ma sono. Non c'è niente da dire su quello, anche di tanto tanto. Ma differenza di chissà quanti. Cioè, non c'è alcuni non fa. Cioè, una cosa incredibile, lo scoprire. Però detto differenza in alcuni pesci, siccome facevamo parte della baniera del placoderma, la baniera poi di voi faceva parte anche del placoderma e titanitis, quest'ultimo non aveva tanto di. Siccome erano di una voracità incredibile, non poteva essere tanto qualcosa di speciale. Ebbene sì, don't close those, no, don't close those. Qual era il tipo di pesci che si sarebbe però questo modello? Non avrebbe che sfuggire. E a differenza del blob, so che era qualcosa di. Esatto. Ma qualcosa di. Tecnicamente un mostro da denti aguzzi che qui poteva sparare a pezzi. Moltissimi pesci che incontrava nel suo cammino. Dai, ma ci va bene, siccome. Intanto dicono che alcuni erano mostri di tali dimensioni. Sì, ma il Don Close, beh, era pure peggio, diciamo, del nostro santo. Siccome non aveva, siccome non aveva nemmeno, nemmeno un predatore, pensate, il Don Close, vivano. Cioè, farebbe paura soltanto a vederlo. Ma si sa. Non si sa niente riguardo a certi dinosauri. Sì, certi dinosauri erano pesci, ma questo cane proprio. Non era proprio un dinosauro, ma un pesce osso. Praticamente, da mo', in teoria è già passato, quindi. No, ma questo era il regno degli invertebrati. Un regno popolato da mostri bestiali. Soltanto che a differenza di certi, il Don Cleosteus aveva la tipica dimensione da pesce assassino. Ebbene sì, anche essendo lungo 10 metri, non era tanto grosso, grosso. Cioè, era tipo di una dimensione dello Sphacteros. Cioè, non è che poteva essere chissà che. Ma esistono tante. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo. Beh, ci vediamo tra poco per un nuovo video. Non vi preoccupate. Sì, magari potrei fare qualcosa, ma. Per ora, chiudere questo video e bloccare qui. Vabbè, tanto sapete come funziona YouTube. Anche la mia YouTube non ce l'hai? Beh, peggio per te, se non ce l'hai lo devi fare. Se ce l'hai, devi soltanto prendere. Questo qua ve lo dico come si chiama? Ok, si chiama. Ops. Ok, vi dico come si chiama, che spero non serve perché non se non l'ho fatto io, ma cioè, non lo so, non sono tanto intelligente. Per scarica, che ne so, sti cosi. Ragazzi, vi faccio una cosa, se raggiungiamo i 50 in
Scritti, vi porterò lo speciale del pesce più grosso che sia mai esistito. E sì, vi porterò anche qualcosa. Non è che c'è delle mod su Minecraft. Cioè, non c'è il Minecraft adatto alle mod, quindi state tranquilli, vi porterò combattimenti incredibili. Beh, ancora faranno schifo, ma vi assicuro, non c'è niente da preoccuparvi. Noi ci vediamo al prossimo video. Niente che attivate la campanellina se non l'avete fatto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e lasciate like se il video vi è piaciuto. Adesso direi che possiamo finire. Ciao a tutti!